C'era una volta, nella vivace città di Livorno, una cuoca di nome Costanza. Viveva in una piccola casa color pastello, proprio di fronte al mare, dove il profumo delle onde si mescolava con il suo amore per la cucina. Costanza non era una cuoca comune. Aveva un talento magico per trasformare anche i piatti più semplici in autentiche delizie culinarie. Ma il suo piatto forte, quello che faceva venire l'acquolina in bocca a chiunque lo assaggiava, erano i suoi flan al pistacchio. La loro consistenza cremosa e il gusto intenso del pistacchio facevano sognare anche i palati più esigenti. La fama dei flan di Costanza si diffuse rapidamente per le strade di Livorno. Le persone viaggiavano da lontano solo per assaggiarli e si diceva che i flan avessero il potere di attirare i casi umani, portando fortuna a chi li gustava. Un giorno, mentre Costanza stava preparando una nuova fornata di flan al pistacchio nella sua cucina, un giovane viaggiatore entrò di soppiatto. Era affamato e stanco dopo aver vagato per giorni senza meta. Sentendo il profumo irresistibile provenire dalla cucina di Costanza, si avvicinò furtivamente e sbirciò attraverso la finestra. Vedendo i deliziosi flan che si raffreddavano sul tavolo, il viaggiatore non riuscì a resistere alla tentazione. Senza esitare, bussò alla porta di Costanza e chiese se poteva assaggiarne uno. Costanza, con il suo sorriso caloroso, gli offrì un flan appena sfornato. Il viaggiatore assaggiò il flan con occhi sbalorditi. Mai aveva provato qualcosa di così delizioso. Con ogni boccone sentiva una strana sensazione di calma e felicità avvolgerlo. Costanza, vedendo la meraviglia negli occhi del giovane, capì che aveva di fronte uno di quei casi umani di cui si parlava tanto. Con dolcezza gli disse che i flan al pistacchio portavano fortuna a chi li assaggiava e che lui era stato scelto per una ragione. Il viaggiatore, ringraziando Costanza, si sentì rinfrancato e rinvigorito. Decise di rimanere a Livorno e di aiutare la cuoca a diffondere la gioia dei suoi piatti magici. Insieme, Costanza e il giovane viaggiatore aprirono un piccolo ristorante lungo il porto, dove servivano i celebri flan al pistacchio e molti altri piatti deliziosi. Da quel giorno, la piccola osteria di Costanza divenne un luogo di felicità e prosperità per tutti coloro che vi entravano. E mentre il profumo dei flan al pistacchio si diffondeva per le strade di Livorno, la leggenda di Costanza, la cuoca magica che attira i casi umani, continuò a vivere per sempre nella memoria della città.